Ciao, eccomi qui al mio tavolo da lavoro. Questa volta ho cambiato postazione, mi sono sbarazzata del tavolaccio che avevo prima, che poi tra l'altro era anche molto piccolo ed era una scrivania, non era neanche un tavolo, pieno di bozze, bruciature, qualsiasi cosa. E l'ho sostituito con questo tavolo da lavoro, molto più grande, su cui ho potuto mettere parecchia roba, quasi tutto quello che ho. C'è ancora qualcosa in giro, ma insomma, questo angolo di creatività è sempre in divenire, quindi lo vedrete sempre cambiare probabilmente. Allora, oggi vi vorrei parlare della spatinatura del metallo patinato, annerito, invecchiato, non so come vogliate chiamarlo, però se vi ricordate, forse qualcuno di voi ricorderà, che tempo fa ho caricato un video, è stato proprio uno dei primi video, uno di quelli in cui avevo un'espressione particolarmente terrorizzata, uno dei primi video in cui parlavo di come si possa fare per ottenere un effetto patina antica sul metallo, in particolare sull'argento, sul rame, ma da provare, io proverei, non l'ho fatto ancora, ma proverei anche su altri metalli, quindi lo consiglio, cioè utilizzando lo zolfo. Oggi ripeto questo esperimento, vi faccio vedere, come dire, in piano sequenza, in tempo reale, come realizzo degli orecchini, gli orecchini che avete visto all'inizio del video e che sono in quell'immagine, sono nudi, sono proprio così come appaiono, realizzati in argento 925 senza patina. Procederò quindi con un invecchiamento, vi mostro, il procedimento in tempo reale e nello stesso tempo vedremo il risultato insieme, perché cambiando spesso il disegno dei miei orecchini, degli oggetti che realizzo, anche per me alla fine è una piccola sorpresa vedere cosa riesco ad ottenere dalla spatinatura del metallo. Spatinare vuol dire togliere un po' di quella patina, cioè non lasciare il grigio o il nero piatto totale sugli orecchini, su quello che voi realizzate, ma togliere qua e là per far esaltare alcune zone che poi si vedranno meglio, perché chiaramente le zone più chiare verranno a galla, saranno quelle che si noteranno per prima, mentre le zone più scure in profondità si noteranno dopo. Quindi c'è un effetto tridimensionale molto divertente, molto interessante, che si può creare con la patina, e quindi spero vi piaccia. Ciao! Ecco, questo è l'occorrente solito per questo tipo di lavoro, lo zolfo, vedete che si vende, io l'ho trovato in questa confezione, dura molto a lungo e si usa a gocce. Poi gli orecchini, chiaramente, o quello che volete annerire, anticare, ho lasciato separate le monachelle perché è meglio separare, insomma, i vari pezzi del lavoro per ottenere un risultato migliore. Poi c'è un pennellino che mi servirà per ripulire dai residui, un pezzettino di legno per ripescare gli orecchini dallo zolfo, certamente dell'acqua calda che vedete qui nell'angolo in alto, acqua calda, un contenitore per il risciacquo, meglio ancora però se sciacquate sotto l'acqua corrente. Io devo ricorrere a questo sistema perché lavoro su un tavolo, ma l'acqua corrente è la cosa migliore, acqua anche saponata, meglio ancora acqua saponata, quindi sciacquate. Un contenitore per lo zolfo, uno straccetto e dei guantini. Ops, stavo dimenticando l'ingrediente principale di questa lavorazione, che non si potrebbe fare senza la paglia d'acciaio. Questa è paglietta d'acciaio, paglia d'acciaio a 4 zeri, quindi se vi interessa acquistarla, se volete averla, la trovate nei colorifici, nei fai da te, in questo tipo di negozio si trova molto facilmente, dovete chiedere la paglia d'acciaio a 4 zeri, che è la più sottile che ci sia, perché esiste anche 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Questa è la più sottile. Attenzione, perché spesso quando i commercianti non hanno la 4-0, vi vogliono propinare la 3-0 o 2-0, ma non ve la consiglio perché è decisamente più grossolana. Questa è sottile. È sottile, va bene, non lascia segni molto evidenti, soprattutto su metalli, quindi metalli che si possano rovinare facilmente, quindi se non trovate la 4-0 non acquistatela, almeno per questo scopo. Allora, mi metto i guantini. Dunque, l'acqua deve essere calda perché in questo modo lo zolfo agisce prima, agisce meglio.
Ah, una cosa che non vi ho detto, prima di procedere con l'annerimento degli orecchini, che voi vedete qui, li ho lavati per bene sotto l'acqua e con una goccia di sapone, va bene anche sapone per i piatti, per togliere tutte le tracce di eventuale grasso che possono impedire allo zolfo di aderire bene. Quindi, allora, zolfo un paio di gocce vanno benissimo in un dito d'acqua, va più che bene, è una misura, diciamo, è una quantità indicativa, ma va benissimo, quindi un paio di gocce, uno, due, poi ha un contagocce veramente risparmioso, scusate il termine. Ecco qui. Allora, poi mettiamo un po' d'acqua calda. Adesso si sprigionerà ovviamente un odore molto forte, se vi dà fastidio tenete le finestre aperte, comunque buona norma fare questi lavori con le finestre aperte. Allora, adesso immergo insieme contemporaneamente tutto quanto in questo modo e attendo che diventi nero. Dunque, la pietra che vedete è un occhio di tigre e sopporta abbastanza bene, sopporta bene qualche piccolo, chiamiamolo maltrattamento, qualche lavaggio. Però attenzione, se l'oggetto che dovete annerire ha una pietra delicata, è meglio separare la pietra prima di procedere con questo lavoro, se no si rovina. Ad esempio una pietra di turchese si potrebbe rovinare perché è molto porosa. Allora, vedete che sta diventando nero proprio sotto i vostri occhi? Allora io adesso vorrei girarlo, giro gli orecchini da un lato, comunque si vede già che è piuttosto nero, preferisco lasciare ancora un po' in ammollo gli orecchini. Ok, facciamo tutto in tempo reale, quindi sarà un po' noioso forse per voi, ma almeno si capisce come funziona. Vedete? Ok, è diventato piuttosto nero e la mia intenzione era proprio quello di avere un paio di orecchini molto scuri. Vediamo un po' il risultato. Sì, buono, non ancora perfetto direi, ma buono. Quindi rilascio un attimo. Direi che ci siamo, gli orecchini in argento sono diventati piuttosto neri, come volevo io, vedete? Quindi possiamo toglierli da qui e sciacquarli. Allora comincio con il toglierli e sciacquarli sotto l'acqua corrente, anche saponata, va bene, cioè mettiamo un goccio magari di sapone dei piatti, per esempio, tra le mani. E poi facciamo asciugare molto bene. È importante che sia tutto ben asciutto prima di spagliettare. Queste sono le monachelle, ok, che ho tenuto separate. Bene. Quindi sciacquiamo un po' in acqua, ok. Poi sotto l'acqua corrente naturalmente si potrà fare anche meglio, ok, con un po' di sapone tra l'altro, ok. Adesso dovete asciugare per bene e lasciare asciugare, eventualmente potete forzare l'asciugatura con il phon, eventualmente, cioè l'aria fredda naturalmente, il getto freddo di aria del phon. Oh, eccoci qui con gli orecchini finalmente asciutti, hanno impiegato poco, poi ho usato il fono come vi ho detto, vi ho evitato la sequenza del fono perché tanto la cosa è molto chiara. Allora, come vi dicevo, sono orecchini, non è una prova, si tratta proprio di un paio di orecchini che sto realizzando e quindi adesso mentre stavo vedendo il risultato della ossidazione, mi sono accorta che questo grigio è molto bello, sta bene, molto bene in questa situazione e quindi che non lo toccherò, sicuramente non lo toccherò più di tanto. Allora ho pensato di fare in questo modo, mi è venuto in mente all'istante, cioè di andare a ritoccare alcuni punti. Allora vi dico subito che le monachelle le lascerò così, normalmente le lascio così, è difficile che le tocchi, quindi le lascerò in questo modo, scure così. Per quanto riguarda il resto, farò dei tocchi di luce qua attorno, nella parte più esterna. Sicuramente metterò in evidenza questa decorazione interna all'orecchino e anche qui questo ricciolo, questi ricci laterali. Poi probabilmente lascerò così. Allora faccio in questo modo, vediamo se riesco. Allora sto facendo, praticamente sto arrotolando lo stuzzicadenti, ok, con un pezzettino di paglia d'acciaio sottilissima.
vediamo se si riesce, eh? Non ho assolutamente provato, è un'idea del momento. Perché cosa succede? Se io uso la paglia d'acciaio in queste condizioni a pallina, praticamente porto via veramente molto, non riesco a fare i dettagli. Allora, vediamo se invece riesco in questo modo, tipo cotton fioc. Allora, vediamo. Ho cercato di avvolgere al meglio, quindi farò prima la parte posteriore, scusate, laterale. Non so perché mi è venuta posteriore, dal momento che sotto non toccherò assolutamente. Ok, allora, spero si possa apprezzare un leggero schiarimento del giro esterno. Non toglierò moltissimo perché poi se togliamo molto si perde l'effetto tridimensionale. Diventa una cosa anche molto contrastata, può chiaramente anche piacere così, molto contrastato. Allora, adesso passo alla parte interna. Allora, adesso devo cercare di fare la stessa cosa ed ottenere lo stesso effetto da questa parte. Quindi devo tenere il primo orecchino come modello per il secondo. Ecco, adesso non vi resta che togliere questa polverina che lascia la paglia d'acciaio e che è un po' insidiosa, infatti pare sempre di averla tolta, poi quando fate le fotografie con la funzione macro della macchina fotografica si vedono e a occhio nudo, mentre a occhio nudo non si vedono, però devo dire che la funzione macro delle fotografie mette sempre in evidenza delle cose che poi uno non riesce neanche a notare dal vivo, però. Ecco, sappiate che c'è questo scherzo, quindi bisogna pulire molto bene. Dopodiché non resta che montare le monachelle. Ok? Allora, montiamo le monachelle. Una. E una, due. Sono quasi finiti, poi
poi penso che passerò una mano di appena un po' di olio di vaselina, appena appena, per proteggere questa patina leggermente. Ecco qui. Spazziamo la polverina. Poi li pulirò molto meglio, ma comunque gli orecchini sono finiti. Ciao, alla prossima.